non è una musica qualsiasi quella che si è ascoltata al Castello Monforte di Campobasso nell'ambito della rassegna Musica in Città, curata da Andreina Di Girolamo. Vittorio Sabelli al clarinetto e Marco Molino alla marimba hanno suonato Choro Brasiliano, un repertorio complesso e difficile da eseguire, che richiede capacità di improvvisazione non diverse da quelle della pratica contrappuntistica barocca o del jazz, musica a volte gioiosa e veloce. E a volte suonata sottovoce. Lo choro è un genere di musica strumentale brasiliana che si è affermato negli ultimi decenni dell'Ottocento, mescolando cultura colta e popolare, strumenti e musiche di danza europea con la cultura sonora afro-brasiliana, un sincretismo tipico delle società postcoloniali americane. Dentro il Castello Monforte, Sabelli e Molino hanno eseguito composizioni di autori contemporanei importanti come Ginga, risalendo ai classici di Peixinguinha, Jacoby do Bandolim, Zaquinha Jabreu. D'altra parte lo choro è prima di tutto un modo di suonare, stare insieme, di ascoltarsi e dialogare che prende corpo in quella che i brasiliani chiamano roda, una riunione informale di musicisti, armonia, melodie e ritmi che danzano da un musicista all'altro.